Segretario cittadino Peppe Calabrese, mi sembra che la partecipazione sia significativo. Beh, il Partito Democratico, quando ci sono appuntamenti importanti, risponde. Oggi abbiamo il piacere di avere qui l'onorevole Chinnici, che è il nostro candidato che offriamo a una coalizione importante. Oggi c'è una nuova coalizione in campo progressista, questa detta a campo largo col Movimento 5 Stelle e la sinistra, e noi vogliamo giocarci tutte le carte per poter essere competitivi e vincere le prossime elezioni, quelle vere, quelle di novembre. Intanto la cosa importante è fare vincere la Chinnici alle primarie, e quindi l'appello che io lancio al popolo ibleo tutto, a prescindere se è del PD o meno, è individuiamo un soggetto che possa rilanciare l'azione programmatica, economico, culturale e sociale di un'isola che oggi stenta anche nella raccolta dei rifiuti, per dirne una. Allora, abbiamo un link, abbiamo la possibilità di fare votare tutti, non si paga, si vota dai 16 anni in su, e basta andare sul link www.presidenziali22.it e iscriversi e registrarsi. Si può votare... se non ci si iscrive... Perfetto, bravo. Cioè, anche se io decido di andare a votare al gazebo in provincia di Ragusa, i gazebo sono a Ragusa, a Modica e a Vittoria, comunque mi devo iscrivere. Ma siccome c'è il voto online, chi si iscrive riceverà un messaggio sulla mail o sul telefonino, in modo tale che possa votare sabato giorno 23 direttamente dal proprio cellulare o dal proprio computer, senza spostarsi da casa. Aggiungo, ripeto, che non si paga nulla, e questo è importante perché da noi generalmente alle primarie si dà un contributo, e aggiungo che se non ti registri, anche se vai al gazebo, non ti fanno votare, per cui se vuoi essere determinante nella scelta di candidare Caterina Chinnici alla prossima competizione elettorale delle regionali, bisogna comunque registrarsi. Tu che sei uno esperto, che aria tira? Ma l'aria è buona, cioè lo si vede dalla partecipazione. Noi non siamo quelli del comitato elettorale che appare improvvisamente come Fatima al momento delle elezioni. Noi ci siamo sempre, 12 mesi l'anno, 365 giorni, ci siamo quando vinciamo, quando perdiamo, io dico banalmente quando pareggiamo, per cui noi siamo un punto di riferimento della collettività. Andatemi a cercare un altro partito che sia punto di riferimento come lo siamo noi sui problemi delle città, sui problemi delle comunità. Quindi abbiate fiducia, dateci una mano, votiamo la Chinnici, andremo a governare la regione e proveremo a farla diventare bellissima noi stavolta. Qualcuno l'ha promessa e non ci è riuscito.